Allora, intanto va bene, non forse a molti di voi non devo dire assolutamente nulla su perché meditazione e poesia mi interrogano così tanto, mi richiamano così tanto, perché se mi conoscete ormai lo sapete fin troppo bene, però diciamo, è stato un lavoro che quest'anno ha preso tantissimo spazio. E ha dato la vita a due libri che sono Scrivere la mente e Meditazione e scrittura. Però vi riassumo molto sinteticamente perché secondo me è così importante mettere insieme questi due linguaggi, perché il linguaggio della poesia è un linguaggio che si basa sulla metafora, a volte sono metafore sonore, a volte sono metafore visive. Sono sempre però, la poesia ha la capacità con una metafora di portarci dentro l'esperienza. E il linguaggio delle metafore, noi potremmo pensare che è un linguaggio evoluto, in realtà la metafora è la base sulla quale noi impariamo a parlare e quindi è la base della nostra mente originaria. E la meditazione, come dice giustamente Chandralivya Candiani, non è altro che un'esperienza, che una metafora, è una metafora della nostra vita. Quindi mettere insieme meditazione e poesia significa in maniera immediata, diretta, ricca, entrare nel regno del linguaggio di metafora e significa anche, questa è una cosa ancora più importante, nutrire la nostra mente sensoriale, che è quella che dà vita alle metafore. Quindi nel momento in cui noi leggiamo una poesia ed entriamo in meditazione, stiamo dando nutrimento a quella parte di noi che ha bisogno di sentire. Per cui questi 8 incontri di meditazione e poesia, considerateli come un menù per la vostra mente sensoriale, in modo che venga nutrita e alimentata da del buon cibo. Stamani mattina leggerò la poesia di un poeta ceco. L'ho scelto anche perché è un immunologo. Attualmente è deceduto, era sia poeta che immunologo e mi è sembrato che in questo momento in cui siamo ancora tutti interessati per causa di forza maggiore all'immunologia, fosse di buon auspicio rendersi conto che anche gli scienziati possono essere poeti. E la poesia di stamattina si intitola La porta, proprio perché è l'inizio di questi 8 giorni di pratica. Suono la campana, dopo il suono della campana non farò entrare più nessuno. Vi prego di controllare di avere i microfoni spenti, io silenzio tutti, ma voi potete avere la facoltà di riattivarli, quindi anche senza volere. La campana e il segnale. Corpo, mente e parola in perfetta unità. La poesia di Holub si intitola La porta. Va ad aprire la porta. Può darsi che là fuori ci sia un albero, un bosco, un giardino o una città magica. Va ad aprire la porta. Può darsi che là fuori un cane stia a grattarsi, può darsi che là fuori ci sia un viso
occhio, un quadro. Va ad aprire la porta. Nel caso che la nebbia sia là fuori, se ne andrà via. Va ad aprire la porta. Là fuori ci potrebbe essere solo la tenebra che canta e ci potrebbe essere là fuori l'oscuro cupo sussurrare del vento e ci potrebbe essere là fuori niente di assoluto. Va ad aprire la porta. Perlomeno potrebbe esserci un disegno, un tracciato, una mappa, un progetto. E così apriamo la nostra porta, che in questo caso è la porta della pratica. Portiamo l'attenzione all'interno, portiamo l'attenzione alla qualità della posizione che abbiamo scelto e facciamo quei piccoli aggiustamenti che ci aiutano a sentirci a casa. Ci aiutano a sentirci comodi nel nostro corpo. Portiamo l'attenzione ai punti di contatto, al senso di pressione, all'intimità con noi che l'attenzione al corpo ci regala. E poi portiamo l'attenzione al respiro. E l'attenzione al respiro è il nostro modo per aprire la porta. Per guardare quello che urge per noi in questo momento. Inspirando, so che sto inspirando, espirando, so che sto espirando. Lasciamo che per i primi momenti della pratica la nostra attenzione sia interamente focalizzata sul respiro. In questo modo permettiamo di affinare questo grande strumento che è l'attenzione, di renderlo più acuto e delicato.
Entriamo così in sintonia con la porta ritmica del nostro respiro. Una porta che si apre e si chiude con ogni respiro. A volte questo movimento ritmico ci consola. E ci culla. A volte ci inquieta perché non sappiamo su cosa stiamo aprendo la porta. Ma il respiro è la nostra arma gentile. Apre la porta per quanto è possibile. Ci fa intravedere quello che possiamo intravedere. Intravedere è vedere dentro e non vedere poco. Così lasciamo che il respiro ci mostri la quiete, che viene quando la nostra attenzione è stabile. Oppure ci mostri il sorgere di ciò che in questo momento chiama la nostra attenzione. Non dobbiamo temere, basta rimanere ancorati al corpo e al respiro e potremo così guardare in profondità con animo leggero.
E così mentre apriamo e chiudiamo la porta ritmica del respiro, potremo accorgerci che in uno stesso respiro c'è la capacità di confortarci e consolarci e la capacità di riconoscere e nominare parti della nostra esperienza. Parti della nostra esperienza che diventano come frasi della nostra poesia quotidiana. Apri la porta. Può darsi che là fuori ci sia un albero, un bosco, un giardino o una città magica. Apri la porta. Là fuori potrebbe esserci solo la tenebra che canta o il sussurrare del vento. Oppure niente in assoluto. Vado ad aprire la porta. Potrebbe esserci un disegno, un tracciato, una mappa. Così negli ultimi respiri della nostra pratica sappiamo che in ogni momento in questa giornata, riportando l'attenzione al respiro, possiamo andare ad aprire quella porta e a riconoscere il punto in cui ci troviamo sulla nostra mappa.